le politiche si stanno muovendo molto bene con un conto termico che è il 2.0 per l'utilizzo delle biomasse. Nel solco di COP21 Parigi sui cambiamenti climatici abbiamo avviato una stagione di programmazione, di pianificazione, di gestione sostenibile delle risorse naturali, quindi delle risorse forestali, delle biomasse forestali. Qualche anno fa, non appena mi insediai, abbiamo varato il piano strategico sulle bioenergie, abbiamo avviato un confronto con le regioni, con gli enti locali, con le amministrazioni, con il territorio, per dire ognuno uniformi la propria azione a quella che è la strategia generale. E devo dire che in questi anni io ho avuto il privilegio di avere la delega alle agroenergie, oggi possiamo contare un piano di settore sulle agroenergie, ma possiamo contare anche su una strategia convintamente a favore della produzione locale, mettere insieme i territori, quella dimensione locale che oggi ci porta a dire che il conto termico 2.0 è la seconda versione, quella del febbraio 2016, ha colto nel segno. Oggi possiamo dire che con qualche soddisfazione che i risultati sono di tutta evidenza, e certamente continueremo a lavorare con il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo avviato un rapporto molto positivo, finalmente la centralità dell'agricoltura, la centralità della gestione sostenibile delle nostre foreste. L'obiettivo prioritario è la tutela ambientale, la gestione sostenibile delle foreste, la valorizzazione dell'economia locale, cioè quindi c'è rafforzare le nostre economie locali, rafforzare i settori tradizionali, quello delle biomasse è un settore importante, coinvolgere l'amministrazione locale, coinvolgere la pubblica amministrazione, far sì che il riscaldamento sia anche a favore, al servizio delle amministrazioni, per rendere più efficiente anche la macchina amministrativa, quindi sostenibilità ed efficienza nel solco degli obiettivi segnati da COP21, quindi più produzione di energie rinnovabili, meno emissioni di gas serra e poi soprattutto anche maggiore efficienza energetica. AIEL ha fatto molto come associazione, come sensibilizzazione degli operatori, quindi a loro va un plauso soprattutto per la qualità della produzione. Tutto il tema delle certificazioni con ENAMA, che è una struttura di certificazione del Ministero dell'Agricoltura, mi pare che sia veramente qualche significativo passo in avanti.